Tanto benvenuti a tutti quanti, ovviamente sono emozionato come giusto che sia, perché io sono da solo, voi siete in tutti gli altri, ma siete tutti contro di me. E questo dimostra la potenza dello spazio, che una persona da solo basta metterla un metro e mezzo sopra tutti gli altri, governa il microfono. Se voi vi opponeste potreste venire qua a prendere il microfono e parlare voi. Fare una mostra, fare qualsiasi cosa che coinvolge lo spazio e coinvolge mettere in ordine i pensieri lungo una linea che si può sviluppare da destra a sinistra come un libro o in uno spazio come quello che è di là è alla fine il senso di tutta l'operazione che ho governato in qualche maniera attraverso questa esperienza. E di esperienza si parla. Questo qua prima di tutto non è solamente un libro, è un vero quaderno delle esperienze, perché ci sono le testimonianze di tutte le persone che hanno partecipato nella prima fase e nella seconda, dove per seconda intendiamo quello che ha suggerito appunto Silvana Sperati, cioè che la mostra è viva, la mostra non muore mai, continua a sopravvivere anche quando si chiude, perché continua a produrre delle idee. Ci sono delle mostre che ancora oggi di cui ancora oggi se ne parla, nonostante siano state chiuse 20-25 anni fa. Per chi ad esempio fa degli studi di design in Italia, una mostra che si chiamava The New Domestic Landscape, fatta a New York negli anni 80, è ancora una mostra potentissima. Questa sarà una mostra, dal nostro punto di vista, potente su questo dialogo appunto che non è stato istantaneo. Non è come scrivere un racconto banale, perché comunque si pongono a confronti due visioni molto, molto forti e molto potenti, ma specialmente perché si fa in relazione alla tattilità, alla dimensione estetica e non semplicemente alla dimensione della ricerca di questi due personaggi. Perché ovviamente guardare le cose con le mani è una cosa completamente diversa rispetto al guardare le cose attraverso la vista e la visione. Entrambi le due figure, Maria Montessori e Bruno Munari, ne parlano di tattilità all'interno della loro esperienza, ma lo fanno sempre come qualcosa affiancato alla visione, come completamente integrazione della dimensione visiva, quindi nella dimensione oculo-manuale. Ma quando siamo di fronte alla cecità totale, specialmente la cecità di chi nasce fin dalla nascita, la dimensione della visione non esiste in quanto manca l'esperienza. Dicevo prima appunto che è un quaderno dell'esperienza. La prima cosa che ho fatto ieri sera, appena l'ho avuto in mano, è buttare giù la traccia di quello che è la mostra. Quelle strane figure, per chi è andato già a vedere la mostra, sa cosa sono queste strane figure. Sono dei tavoli. I tavoli hanno tutti una forma differente, per diversi motivi. Uno, è differente l'esperienza di approccio agli oggetti che sono sul tavolo. In un caso mi avvicino in modo morbido, in un altro caso in modo spigoloso. Gli oggetti sono posti avanti e indietro, danno un ritmo alla nostra osservazione, alla nostra esperienza di avvicinamento all'oggetto, che è fondamentale nella dimensione estetica della tattilità, perché le cose sono pausate, l'esperienza è meglio compresa piuttosto che un qualche cosa messo in un indistinto lineare. E tutti quanti noi abbiamo avuto e abbiamo una missione in tutto quello che facciamo, noi nel senso noi che siamo di qua, ma anche voi che più o meno vi occupate tutti quanti probabilmente avere a che fare o con la dimensione della pedagogia, dell'educazione o laboratori o atelier o altri, ed è quello di aiutare a scoprire il mondo. Quando si scrive, quando si fa il progetto di una mostra, si scrive un libro, la cosa fondamentale appunto è organizzare i contenuti. Per poter organizzare i contenuti è necessario cominciare a guardare dall'alto, conoscere, comprendere, capire tutto quello che c'è all'interno di questa grande complessità. Per me è significato. Bruno Munari lo conoscevo, ho avuto la fortuna di relazionarmi con lui tanti anni fa, nel 98, vado a casa sua, nel suo studio, anzi, a Milano, vicino al Castello Sforzesco. Già entrare e vedere lo studio si assorbe, si prende, si guarda e
Poi c'è la figura di questa persona ormai novantenne che aveva ovviamente tutta la sua età, con tutta la sua emotività da mostrare, e lì si comprende, si capisce quanto potente sia il canale dell'emotività per arrivare a conoscere e a comprendere determinate cose. E quindi Bruno Munari in qualche modo mi si era già relazionato, Montessori no. Ho dovuto studiare ovviamente, non posso paragonarmi gli studi che fanno e hanno fatto le persone qui presenti al tavolo, però ho dovuto comprendere, capire la differenza, che cosa, qual è il pensiero, ma la cosa più complicata è comprendere i significati delle parole immersi nello spazio, immersi e intorno agli oggetti che poi lei ha prodotto, perché altrimenti uno li vede solo come cose inanimate, che non hanno alcun significato. Invece leggendo, studiando, si cominciano a capire come si possono usare, mostrare, mettere nella relazione tra loro. È importante conoscere l'ambiente, lo spazio, le cose che si hanno intorno, per questo motivo, perché sapersi orientare un tempo, sapersi orientare tra le cose, faceva la differenza tra la vita e la morte. Homo sapiens, da che si è chiamato così, immerso nell'ambiente, non aveva nulla se non tutto ciò che aveva intorno, foreste piene di animali. Sapersi orientare significava capire quali erano gli animali amici, quali erano gli animali nemici, come difendersi e come strutturare il proprio spazio. Oggi abbiamo la pedagogia che ci aiuta fin da quando abbiamo 0, 3, 3, 6, eccetera. Nelle varie fasi veniamo istruiti al mondo, e l'istruzione verso il mondo ce lo danno molte volte gli oggetti. Tutti vi siete messi a sedere senza domandarvi che cos'era quella cosa arancione lì davanti a voi, avete saputo abbassare il sedile, vi siete messi a sedere. Gli oggetti hanno una loro pedagogia. Chi fa il mio mestiere, l'architetto, il designer, non è detto che sia semplicemente un tecnico. Necessariamente, se lo fa bene, fa con la consapevolezza che tutte le persone si portano dietro delle esperienze. E la cosa fondamentale, quindi, è fare in maniera che le istruzioni arrivino direttamente. Il design molte volte viene scambiato come quella cosa che fa le cose strane. Sì, è bella quella cosa, ma preferisco l'oggetto normale, perché quello di design è fatto male, fatto strano, non lo riesco a usare. Questa è una deformazione che purtroppo nel tempo si è vista, perché i designer non sono tutti come Bruno Munari. Lui lavorava in un certo modo, altri oggi lavorano in un altro modo. Quindi, facendo tesoro di tutto questo, studiando i pezzi, gli elementi, ascoltando, parlando al telefono, tutto quanto, è nato e cominciato a nascere un pensiero di come si sarebbe potuto svolgere questa mostra. La cosa appunto divertente è che l'idea era quella di prendere gli oggetti, metterli nello spazio e farne proprio una vera scrittura, cioè, come dire, ci sono dei soggetti che sono gli oggetti di Montessori e gli oggetti di Bruno Munari, ma intesi come soggetti, cioè cose capaci di parlarci e di mettersi in relazione tra loro. Avevano bisogno di uno spazio per dialogare. I tavoli hanno questa funzione qua, quella di prendere le cose, metterle sul tavolo e giocarci insieme, e quindi metterli, come dire, stressarli. Io all'inizio della mostra, dicevo, ho ripreso in mano Munari, ho studiato Montessori, non mi ero accorto di una cosa. Sono 20 e passa anni anch'io che mi occupo di, diciamo, una vita parallela, quello dell'architetto e quello della persona che studia all'interno di un istituto di ciechi, Cavazza, fa ricercatore lì dentro e osserva come il cieco costruisce il proprio mondo, come si orienta nel mondo e come svolge fra le cose, non solo nella dimensione estetica ma anche nella dimensione quotidiana, facendo il laboratorio con i bambini e con i genitori e tutta una serie di cose che dopo forse vediamo se ci arriviamo. E in questo doppio binario, in qualche modo, io quello che imparo da una parte lo porto dall'altro. Un saper fare con le mani, messe in azione come pensiero, e un dialogo con la materia, eccetera, mi permette di portare questa esperienza nell'altro binario. Perché dico questo? Perché appunto questi tavoli hanno il compito di mettere in dialogo questa capacità e questa possibilità di mettere a confronto le cose. Quindi all'inizio non mi ero accorto di una cosa fondamentale.
Nel momento in cui tocco le cose della Montessori è come se io lavorassi nella dimensione analitica, che è proprio tipica quella dell'osservazione con le mani, cioè tocco una cosa alla volta, metto in ordine, in fila. Una volta che ho messo in fila ho compreso come stanno le cose, dopo arrivo a comprendere il significato per sintesi. La sintesi arriva in fondo. Il cieco, quando guarda con le mani, e quindi anche nel momento in cui assimila la dimensione estetica, lo fa nel tempo. Noi entriamo in uno spazio, la prima cosa che diciamo è bello. Il nostro guardare nello spazio e dire bello passa attraverso tre parole: vedo, guardo, comprendo. Vedo entra attraverso la retina un'immagine ed è un puro segnale luminoso che viene trasmesso al cervello secondo un codice puramente elettrico, cioè un messaggio nervoso. L'occhio si muove, comincia a guardare. Uso la dimensione oculomotoria, quindi decido dove guardare. Ci sono dei movimenti automatici che fanno sì che io in ogni secondo muovo 4 volte gli occhi e mi permettono di... Ma è la dimensione della comprensione che poi mi fa capire cosa davanti. Ma tutto questo avviene in un tempo brevissimo. Chi studia queste cose lo sa molto meglio di me, gli ortotici si occupano di questo, i neuroscienziati pure, ma la cosa fondamentale è che con lo sguardo sinteticamente arrivo quasi subito al risultato. Se un cieco entra qua dentro e voi state tutti zitti da quella porta, lui entra, si mette qua, non sa in quanti siamo, ha bisogno di fare un rumore per percepire il suono, l'eco, tutto quanto, ha bisogno di più tempo. La dimensione montessoriana è questa, quella che nel tempo apprendo una cosa piccola, la cosa grande, il direttamente proporzionale, l'inversamente proporzionale, la classificazione e tutto. Le cose di Munari che abbiamo in mostra invece hanno una dimensione sintetica, sono accorpamenti di pezzi, si relazionano tra loro, le tocco e sento più cose contemporaneamente. Allora la cosa che ho imparato, spero che sia corretta, e qui saranno altre persone che magari dopo possono contraddirmi, ho imparato, l'ho scritto sul catalogo, che la grande differenza dal mio punto di vista, per la mia storia personale, per la mia esperienza, è questa, cioè da una parte trovo e mi trovo vicino alla dimensione analitica, dall'altra parte alla dimensione sintetica. Una cosa fondamentale, posso tornare dietro? Sì, un attimo, scusami. Sì. Ecco qua, allora, la conquista del mondo attraverso il movimento. Questa foto qua che l'hanno messa sul catalogo non è stata richiesta, ma è perfetta, cioè qui fa capire come nello spazio ci si deve muovere. E lo spazio intorno a questo tavolo avviene appunto in relazione a un disegno di Bruno Munari. Bruno Munari, attraverso il suo disegno, io lo raccolgo e parlo dell'opera d'arte che si chiama Concavo Convesso, è il suo modo di piegare il foglio che mi porta ad avere questa forma. Andiamo avanti adesso, scusami. Quindi il movimento della conquista dello spazio, queste sono le foto del catalogo. Tutte le nostre teorie, tutti i nostri pensieri, poi, diceva giustamente Silvana Sperati, che è una mostra viva, che cambia. Questo io per abitudine lo faccio, andiamo pure avanti. Ecco, la cosa che faccio in corso d'opera della mostra, vado a vedere come la gente usa gli spazi e la mostra, gli oggetti, e vado a vedere come le persone postano su Instagram le loro proprie immagini che nascono e crescono attraverso l'osservazione. Questo è il mio modo per verificare l'eventuale errore. In Montessori sappiamo benissimo come si misura l'errore attraverso un oggetto che ripongo nella sua custodia, locazione. Se non entra ho sbagliato, me lo dice direttamente questo gesto. Io, il mio modo per verificare l'errore e capire e comprendere se è stato colto bene questa cosa è osservare questo tipo di immagini, come vengono postate, cosa si scrive, perché è fondamentale anche quale parola scelgo associato a un'azione, a un gesto. Prego. Quindi le immagini del catalogo, quando dico che il catalogo è appunto un albo, è un carnet da compilare, dal mio punto di vista è perché su questo prendo gli appunti di come sta crescendo la mostra, di come sta vivendo la mostra, come appunto suggerito, di come posso cambiare nella prossima edizione, se serve, la mostra. Se questa mostra viaggia, non devo essere a dirlo, se dovesse viaggiare, ovviamente io qua avrò tutti gli appunti e avrò
non una critica, ma l'osservazione del come le persone usano questa mostra. Ne faccio tesoro e... Perfetto. Prego. E quindi vedo queste cose qua. Dopo avanti. Vedo queste cose qua. Guarda, lo confronto col catalogo. Poi vado avanti. Queste sono le parole che mi interessano, verificare se le persone raggiungono, toccano e fanno le cose. Attraverso questo bambino posso dire sì, funziona. Andiamo pure avanti. Questi, perché gli oggetti sul catalogo vengono presentati appunto senza le mani. Questi oggetti senza le mani, cioè senza l'azione, mancano di qualche cosa, se non nel momento in cui prendo in mano l'oggetto catalogo e lo comincio a sfogliare. Perché il libro si usa così. Andiamo pure avanti. La funzione ultima poi di tutto questo lavoro, ovviamente, ed è questo un lavoro museologico che faccio in generale sui musei, è quello di espandere le emozioni, perché le persone non devono solamente apprendere i contenuti, devono vivere le proprie emozioni e postarle in rete, così posso leggere. E allora sì, la mostra ha funzionato. E allora, ad esempio, questa persona che tocca nel bosco tattile, andiamo pure avanti, oppure quando è venuto il centro Papa Giovanni XXIII con questi ragazzi che hanno goduto di questo allestimento. Andiamo pure avanti. Perché il fine ultimo di tutto il mio lavoro, che faccio da più di 20 anni, è questo: essere innamorato del mondo e fare in maniera che anche gli altri se ne possano innamorare. Ed è quello il senso ultimo del dare gli strumenti iniziali e di dare dei taccuini, dei quaderni di viaggio per abitare il mondo. Qua vi faccio vedere semplicemente parto da questi laboratori che facciamo con le famiglie e con i bambini. Ci sono bambini che hanno disabilità, pluridisabilità, sia visiva ma anche di qualche altro tipo. E allora si lavora appunto con queste famiglie. E sono tutti lavori sulla tattilità, usiamo questi tappeti sensoriali che li vedete anche appoggiati al secondo piano dove si fanno appunto i laboratori. Questa bambina ha una particolarità, cerca protezione. Dopo qualche seduta, dopo diversi laboratori che abbiamo fatto con lei, abbiamo capito come guarda il mondo. Lo guarda in questo modo qua, ha uno spiraglio solamente visivo. A un certo punto cerca protezione. Andiamo pure avanti. Cerca protezione e le costruiamo questi oggetti. Lei allora finalmente si nasconde all'interno dello scatolo, guarda attraverso quel taglio e ci parla solamente se andiamo di fronte a quello spiraglio là. Ho voluto fare un esperimento. L'anno scorso c'è stata la mostra a Roma. Ho fatto un esperimento al Palazzo delle Esposizioni. Ho provato a disegnare le bacheche che contengono gli oggetti messi su tavoli, perché i bambini sono abituati a giocare con le cose sul tavolo, e anche per questo ci sono dei tavoli qua, perché il tavolo è l'ambiente di pensiero, di lavoro, di chi svolge attività con le mani e di pensiero nella relazione con gli altri. Quindi quella scatola di cartone è diventata questa scatola di plastica. Il tema del tavolo l'abbiamo rivisto qua, e hanno postato 26.000 immagini di questa mostra nell'arco di 3 mesi, e circa 1.800 erano fotografie che riproducevano questa cosa che avete visto prima. Questo è un altro laboratorio fatto che facciamo dentro, non occorre parlare di questo. Era semplicemente per far capire come poi la cosa importante sia rendersi conto che abbiamo a che fare con persone che hanno una propria esperienza. Quando facciamo una mostra non è perché siamo 1,5 metri sopra a un palchetto, abbiamo il potere di decidere tutto quanto, dobbiamo metterci in ascolto e dobbiamo, anche a mostra aperta, possiamo continuare a guardare questo. È bellissima l'idea che il catalogo fosse arrivato appunto dopo. Non ho voluto parlare troppo dei contenuti, anzi quasi non ne ho parlato, forse non ho parlato affatto, perché dopo le persone che hanno scritto sono qui al tavolo. La cosa che mi interessa appunto è far capire come questo sia un oggetto che deve registrare i vostri commenti, e l'ideale sarebbe se, come con Instagram, io potessi leggerlo da casa, il commento che voi mettete sulla vostra pagina. Ovviamente è cartaceo, fortunatamente, perché quando io sono arrivato aveva il suo buon odore.